Per usare la stampa come dima per la punzonatura devo ritagliare i bordi di almeno due lati. Usiamo la piegatrice per piegare il metallo. In teoria questa qui dovrebbe andare solo fino a 1,5 mm, questo qui invece è già più spesso di suo, e poi ci sono queste bugne qua, e quindi vediamo un po' se funzionerà. Per non rovinare la parte che poi si andrà a vedere, ci metto un pezzo di piallaccio in mezzo come a far da protezione, molto sottile. E anche lo spessore è abbastanza costante. Allora, deve spuntare di 1 cm. Questa qui è una piegatrice che ho pagato più o meno 70 euro. Ci ho smanettato un po' per registrarla,
ma ora dovrebbe essere a posto. Centimetro, siamo fuori di 0,2 millimetri, non ci possiamo lamentare. Ora vado a usare i fori di sopra come dima per poter fare il foro di sotto alla stessa identica altezza. Thank you.